Ciao a tutti, vi diciamo quello che sta accadendo in questi giorni in Assemblea Capitolina, dove il sindaco Marino, in una situazione in cui sul bilancio mancheranno 400 milioni, perché sostanzialmente il livello di tassazione che ha imposto ai cittadini romani nell'ultimo bilancio, nel bilancio 2014, si sta rivelando insostenibile, cosa decide di fare? Decide di far cassa con una misura che non è assolutamente strutturale, rappresenterà solo una tantum, vendendosi gli immobili del patrimonio immobiliare del Comune di Roma. Si dovrebbe parlare più correttamente di svendita. Questa delibera sostanzialmente dice in maniera del tutto indeterminata che il Comune si venderà 600 immobili al valore di circa 300 milioni. Prima cosa che noi abbiamo rilevato, non è dato comprendere come si arriva a questi 300 milioni, visto che nell'elenco allegato alla delibera, dove sono indicati tutti gli immobili, non è indicato il prezzo. Ma soprattutto temiamo che questa sarà una vera e propria svendita, dal momento che si tratta di immobili per lo più di pregio, molti nel centro di Roma, che il Comune già affitta a 2 lire. Cosa fa il Comune? Anziché valorizzare, come noi gli diciamo da anni, questo patrimonio, quindi fare una corretta anagrafe del patrimonio immobiliare pubblico e metterlo ad esempio a reddito per quello che può rendere e quindi impiegare questi soldi per i cittadini, per i servizi, anziché dire sempre mancano i soldi e quindi aumentare il livello della tassazione per garantire questi servizi, cosa che puntualmente l'organismo di revisione su ogni bilancio va a rimarcare e quindi da questo punto di vista censura questa giunta. Quindi anziché far questo, il Comune decide di venderli, peraltro, ripeto, senza indicare i prezzi di vendita a cui questi immobili verranno messi in asta, ma indicando un generico valore complessivo di 306 milioni, ma soprattutto garantendo, questo è veramente l'assurdo, lauti, sconti fino al 30% a chi vi sta dentro. Ripeto, in molti casi si tratta di morosità di moltissimi anni e peraltro abbiamo visto che, fermo restando che i nomi consegnatici all'ultimo momento sono segretati per motivi di privacy, che in molti di questi casi le persone che stanno dentro sono tutt'altro che indigenti. Tutti i motivi per i quali abbiamo già presentato, unitamente ai nostri parlamentari, un esposto in Corte dei Conti. Questo perché è altamente probabile, come hanno già sottolineato diverse associazioni di categoria, che il Comune arriverà molto lontano dal fare questo importo di 300 milioni, c'è chi stima 200 milioni, c'è chi stima molto meno. Nel complesso si tratta di una delibera, oltre che totalmente inopportuna per i motivi che abbiamo detto, dal nostro punto di vista anche viziata sotto il profilo della legittimità per tanti aspetti. Uno è quello che ho detto della indeterminatezza dell'oggetto sotto il profilo della determinazione del prezzo del singolo cespite. Ci sono stati dei vizi nell'istruttoria, non c'è stata fornita la documentazione, c'è stato fortemente pensato e contingentato il tempo di discussione della delibera e dei nostri emendamenti all'1% di quello che sarebbe stato il tempo naturale considerando tutti gli emendamenti. Quindi letteralmente ghigliottinato, veramente la Boldrini potremmo dire fa un baffo a questo Presidente che noi abbiamo detto fin da quando è stata eletta al posto di un Presidente indagato in mafia capitale, che è una Presidente che non sta facendo la Presidente dell'Aula ma sta facendo la Presidente della maggioranza. Motivo per cui se questa delibera dovesse passare, lo annunciamo fin da ora, proseguiremo la battaglia anche presso altre sedi e quindi dinanzi al TAR che è deputato a verificare la legittimità dei provvedimenti e quindi anche di questo provvedimento amministrativo. Detto ciò, è fondamentale e mi rivolgo veramente a tutti i cittadini, non dovete rimanere a casa, dovete partecipare, vi invitiamo in Assemblea Capitolina, domani ci sarà una discussione accesa, interverrò io, interverrà Enrico Stefano, ma soprattutto dovete intervenire voi, veramente partecipare credo sia un obbligo di tutti. Venite in Assemblea Capitolina a difendere i vostri interessi. Vi aspettiamo domani 14:18 in Assemblea Capitolina. Ciao a tutti.